Beh, veramente siamo qui da meno di 24 ore e ci troviamo in questo momento nel nostro bagno, ragazzi, perché vogliamo vivere un giorno intero nel bagno di casa nostra. E l'ultimo che uscirà sarà il vincitore della sfida. Sì, ma io non ce la faccio più, non so più cosa fare, mi annoio. Lui? Sì? Come starei se tagliassi i capelli così? Proprio con questa acconciatura? Come starei? È male? Ma la verità, io sono la tua fidanzata e mi devi sempre dire che sto benissimo con qualunque cosa. Sì, sì, ok, ma sai, ho per te una piccola sorpresina. Per mettere un po' di pepe a questa sfida e rendere più scoppiettante questa giornata, guardate qui cosa ho. Ta-da! Dei bigliettini con delle mini prove da superare. Ci sto, almeno il tempo passerà più velocemente da qui. Prendo io il primo bigliettino. Ok, okay. Vai. Oh. Non ci credo. Cosa hai trovato? Metti la mano nella vasca. Come se non bastasse, ragazzi. Come se non bastasse. Cioè, io sono in questa stanza da quasi 10 ore, non so quanto tempo, e adesso devo anche mettere la mano in questa vasca. Disgustosa. La vasca di pipì. Questa qui è la vasca dove si deve immergere il perdente, colui che uscirà prima da questa stanza. Ma io non posso mettere la mano, ma vi pare? Beh, se non la metterai significherà che sarai la perdente, e quindi non dovrai mettere soltanto una mano, ma dovrai mettere tutto il corpo. E a questo punto preferirei mettere la mano io, sinceramente. È certo che è meglio mettere la mano, almeno quella mano la lavo subito. Ma chissà cosa c'è lì dentro. Mamma mia, guardate che colore, con tutte le macchie. E lui ci ha pure sputato la pasta con sapore di schifo. Non ci posso credere, non ci posso credere, mamma mia. Già, perché avete visto l'episodio di prima? Lui ha dovuto cucinare la pasta nel lavandino, e dopodiché, ovviamente, dopo che l'ha assaggiata, gli ha fatto schifo e l'ha sputata qui dentro, dove adesso dovrò mettere la mano. Mamma, ragazzi, non vi preoccupate, Sofì è più forte di quanto voi crediate e non ho paura di niente. Quest'acqua qui che sarà mai? Ma sì, che ci vuole, che ci vuole? La mano, eccola qui, la mia mano della famiglia Adam. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. La mano si immerge, 3, 2, 1. Ma chissà come sarà. Sarà freddo o caldo? Dai, prendi la mano. Secondo me sarà calda, visto che è pipì. Oh no. È il tuo momento, mano. È caldissimo. È schifo. Mamma mia, mamma mia. Questa mano è radioattiva, dobbiamo subito lavarla. Ok, ok, ok. Vado nel lavandino, non ci posso credere. Disinfettiamola con sapone disinfettante, mamma mia. Puliamo per bene. Vedi? Prova superata. È il momento, bisogna prendere il bigliettino fortunato, perché altrimenti sono spacciato. Se prendo una cosa difficile potrei non superare la sfida. Andiamola ad aprire, oh mamma mia. Canta una canzone. Sì. Io ho dovuto mettere la mano nello schifo e tu semplicemente canti una canzone. Che ci vuole? Sono molto indeciso su quale canzone cantare. Ah, perché certo, in questo poverino, periodo poverino. Ne sono uscite tantissime sul nostro canale musicale. Me contro The Music. È uscita la canzone di Viperiana, la canzone di Pongo, quella dei Pesantosi e le nostre due canzoni nuove, Missione Giungla e Senza di Te. Penso proprio che canterò Senza di Te. Microfono. La mia crema. Non so come farei senza di te. Non so come farò, non lo so. E puoi restare in silenzio, tanto sai che ti sento. Dicono che finirà, ma spero proprio di no. Io la cantavo meglio, eh? Cosa? E se ci perdiamo, sai che fortuna, vada la vita, una fregatura. Mamma mia, mi servono dei tappi per le orecchie. Potrei utilizzare questi. Ok. Così va un po' meglio. E non so che troverai. Vorrei solo che il viaggio finché ci sei, non se mai. E adesso mi rilasso un po'. Io aiuto Sofì con la sua parrucchieria. Bene bene, mettiamo questo grembiulino qui. E adesso siamo pronti a sistemare questi capelli. Sono un po' osceni. Metterei colore intanto per iniziare. Ora sì che sono molto più belli. Li andiamo a lavare col sapone. E adesso li sciacquiamo. Ah, scusami, è andato un po' d'acqua negli occhi, mi dispiace. Wow,
il colore è pazzesco. Ma adesso li andiamo a tagliare un po'. Io amo questo gioco. E non lo amo soltanto perché è il nostro gioco, ma perché è veramente stupendo. Voi l'avete già scaricato? Questo accappatoio si chiama Me Contro The World. Lo trovate sia sui telefoni Apple che su Android. Caricatelo e giocateci. Ma ora mi è venuto un certo languorino. Per fortuna io ho avuto un'idea migliore di lui. Non ho portato la pasta da cucinare, ma ho un delizioso mandarino ricco di vitamina C e fibre e nutrienti. E anche facile da sbucciare, perché come la banana si sbuccia senza bisogno di coltello. Ma tutto questo dov'è lui? Non lo vedo. Vabbè, meglio così, perché in questo modo potrò mangiare il mio mandarino tutta da sola. Buon appetito a me. Cos'è stato quel rumore? Oh no, scusami Sofì, è che sono in bagno e mi scappa. Oh oh oh. Ma scappa cosa? Mamma mia, io sono qui, lui non è che sono in un'altra stanza. Cioè comunque siamo nella stessa stanza, lo ti vorrei dire, ma che schifo ti viene in mezzo? Ma. Giusto adesso. E scusami, mi scappa l'atto grosso. Oh. L'atto grosso? Se l'atto piccolo è la pipì, l'atto grosso è la cacca. Io non credo di riuscire a rimanere qui ancora a lungo. Questi rumori fanno proprio schifo. E ovviamente questo non mi viene voglia proprio di mangiarlo in questa situazione. Io me ne vado. L'aria è diventata rarefatta. Non si respira più. Aria pulita, entra. Ne ho molto bisogno. Non si respira. Saranno stati gli spaghetti. Oh cavolo, no, non so come fare. Ah, che mal di pancia, mi scappa. Oh! Mamma mia, qui dentro non puoi capire che sta succedendo. Scusami un attimo. Non ci credo, non avevo mai sentito tutti questi rumori. Lui manda tutto bene, chiamo un'ambulanza. Sì, chiamo un'ambulanza, ma chiamo pure i vigili del fuoco. Sono rimasto incastrato nel gabinetto, sono caduto da dentro. E mamma mia, è una cosa indescrivibile. E chiamo pure un servizio di pulizia. È finita la carta igienica. Me la passeresti un altro po', per favore? Perché altrimenti è una tragedia. Ma certo! Che devo fare, ragazzi? Devo dargliela. Era qui. Ok. Questa qui è profumata, ci sono tutti i fiorellini. Così magari pulisce meglio. E ora è il momento di dare il via al mio piano malefico per vincere questa sfida. Ovvero, guardate qui, ho rubato i cioccolatini di Sofì. Ne prenderemo uno e guardate un po' cosa faremo. Spalmiamo tutto il cioccolato qui per bene in questo modo. Ecco qua. E mi sa che già avete capito cosa succederà tra pochissimo. Fingeremo che questa sia cacca. Solo pensarci adesso mi viene il disgusto. Anche se l'odore è buonissimo, infatti assaggio un pezzettino. Siete pronti per vedere la reazione di Sofì? Grazie, passami pure la carta igienica. Ok, lui, io sono in posizione. Sono qui fuori col rotolo di carta igienica pulito. Io aprirò la porta, però non aprire troppo, mi raccomando, perché non voglio che esca la puzza. Dai, mi sta scappando. Sbrigati. Hai capito cosa ti ho detto? Ho capito. Tranquillo, non guardo, eh. Apro lentamente. Allungo una mano e me la passi. Vai, lentamente. Passamela da me, per favore. Ma non sei impazzita, entra questo mostro. Entra questo mostro. Entra lui, ma come? La mano. Mamma mia, lui, sto per cacciare la mano. Basta poi questa cosa. Oh no, la mia mano zombie. È scappata. E io mi posso gustare un po' di buon cioccolato. Che bontà. Schifo. Dimentica quello che hai visto. Dimentica. Quella scena proprio è da rimuovere dalla mente. Apriamo la scatola della mente. Prendiamo questa cosa che abbiamo visto e buttiamola nel vuoto. Ma avete visto?
Ok, che stai male. Però la mano non me la vuoi dare, sei tutta sporca, cavolo. Lì c'è pure il bidet, ma lavatela, ma lavatela. Dimmelo se stai male. Eh? Lo è? Sì, Sofì, dimmi pure. Che cavolo stai facendo? Gradisci un po' di cacao? Cacao, hai capito? Cacao. Io sono uscita dal bagno per colpa tua. Già, infatti hai i piedi nella camera da letto. Ti odio, dammi subito quella mano. Eccola qui, è tutta tua. È cioccolata! Sei disgustoso, è uno scherzo di pessimo gusto. Ma come ti viene in mente di fare scherzi del genere? Lui sei il re degli sgustosi, dovrei metterti questa corona in testa. Perché sei veramente da incoronare, oh, oh. Come disgusto. In ogni caso, io ho vinto la sfida e tu hai perso, sì! No, lui assolutamente non è così, perché tu hai barato. Questa è la barra, no. Anche se so che è cacao, cioccolata, quel che sia, mi fa lo stesso schifo. Il re degli scherzi ha vinto ancora! Speriamo che oggi siete riusciti a strapparmi un sorriso e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao! Vatti a lavare la mano, lui fa schifo! Sì, finisco e lavavo. Ma dai, come